Una volta sì, c'erano categorie tutte diverse. Avevo un problema carburatore e carburatorista, la lampadina da elettrauto, la gomma da chi fa solo gomme, meccanica idem, carrozzeria uguale. E anche la carrozzeria era divisa in battilamiera, in verniciatore, in preparatore. C'erano un sacco di mansioni diverse, un sacco di attività diverse. Adesso devi riuscire a fare tutto. Il cliente viene da te e ti lascia la macchina, vuole essere servito. Se non sai come affrontare dei problemi, fai prima delle ricerche, ti puoi documentare su internet, che può essere un semplice YouTube, e magari hai dei buoni numeri di telefono di persone che lavorano su quel marchio, quindi ti sanno dare qualche dritta, forum, spendi un po' di tempo prima, che ovviamente non fai pagare al cliente. Per affrontare il problema e comunque poi ti forma anche. La volta dopo sai già come muoverti, perché quella macchina poi per 3-4 anni la devi sempre riparare. Non puoi più non fare corsi di aggiornamento, perché ogni macchina nuova che esce ha un'elettronica nuova. Quello che una volta vedevamo in Formula 1 adesso ce l'abbiamo su una 500. Quello che sognavamo sugli aerei adesso ce lo troviamo sulle macchine comuni. E bisogna per forza aggiornarsi, se no si è tagliati fuori. Non, alcuni guasti non li ripari più. Per fare tutto subito devi essere molto preparato, perché la differenza adesso lo fa il sapere. Se sai come affrontare un problema, programmi già tutto, da quando arriva la macchina, sai già quando le inizi, quanto tempo ci metterai, che ricambi devi ordinare, e quando la consegni, e cosa devi dire al cliente, se devi stare attento a qualcosina nei giorni dopo, livelli, controlla se non trovi macchie. Programmi tutto prima, abbatti i tempi, abbattendo i tempi automaticamente abbatti i costi.